Anche quest'anno la pandemia, soprattutto per la grave recrudescenza in Germania e in Austria, impedisce il nostro desiderato incontro di persone. Ma poiché i mezzi tecnici ci sono, facciamo ricorso ad essi e allora ecco che con questo mio breve pensiero, lascio soltanto un breve pensiero di pochi minuti, vi abbraccio tutti con intenso affetto, sempre unito nella preghiera e negli intenti operativi di aiuto alla Chiesa che soffre. Nella necessaria brevità, tra l'altro avete appena partecipato alla Santa Messa, avendo voi già avuto un incontro anche con il caro padre Martin Rau, che saluto di tutto cuore e al quale esprimo sentimenti di stima per quello che ho saputo di bene che lui fa, mi soffermo allora solo su un pensiero che vorrei sintetizzare come l'essenza del mistero natalizio. Prendiamo questo, proprio l'essenza, a mio parere. Prima di incarnarsi in un corpo umano, nella nostra umanità, Dio si incarna e si umilia usando la nostra parola. La parola di Dio è la nostra stessa parola. Il processo della incarnazione divina inizia con la Bibbia. Dio si è rivelato, si è fatto presente in un uomo. Ecco, il cristianesimo non è una religione soltanto dello spirito, come certe religioni un po' orientaleggianti. È una religione che è legata essenzialmente anche al corpo. Noi siamo di Cristo se veramente accettiamo, chiamiamolo il sacramento, per analogia, il sacramento della sua umanità. Il nostro contatto con Dio passa attraverso la sacrosanta umanità di Cristo. Stiamo sempre attenti, allora, a non trasformare il cristianesimo in una gnosi, in una dottrina morale. Riconoscere che Dio è venuto nella carne è il paradosso estremo, una delle tentazioni più gravi è certamente quella di trasformare il cristianesimo in una morale, in un insegnamento, in una pura azione socioassistenziale, in una ONG, come il Papa ha ripetuto più volte, in una pura azione di questo genere. E dobbiamo stare attenti, soprattutto noi che lavoriamo in ASEAN. Stiamo attenti a questo perché la corrente mondana veicolata, si può dire, da tutti i media, va in questo senso. Quindi non lasciamoci travolgere dalla corrente, ma cerchiamo di tenere la testa sopra alle onde. Questo dobbiamo dirlo a noi stessi e alla nostra conduzione, alle nostre scelte, al nostro stile, come aiuta la Chiesa che soffre. Chi salva, rendiamocene bene conto, e agiamo di conseguenza, e diciamolo, è soltanto Dio, e Dio è venuto nella carne. Il pericolo più grave è sganciarci da questo rapporto reale con Cristo. È solo nel Cristo che Dio assicura un valore al mio atto, alla mia vita. Cerchiamo di riconoscere il Signore in ogni situazione della vita per poter entrare in un rapporto sempre più concreto con Lui. Cerchiamo di fondare sulla testimonianza del Vangelo tutto ciò che facciamo e tutto ciò che diciamo per vivere ogni attimo nella luce della Sua presenza. E ci aiuti in questo Maria Santissima. Nessuna creatura ha mai vissuto e mai potrà vivere come Maria un rapporto più intimo, più stretto con Gesù. Per questo rapporto Gesù è figlio di Maria ed è anche fratello di ogni uomo, realmente uno di noi. Ecco il fondamento di fratelli tutti. La madre di Dio diviene anche la madre di tutti gli uomini, di tutti noi, perché suo figlio è l'uomo che è uno con tutti. In ogni uomo che nasce, Dio entra nel mondo. Tutta la vita degli uomini, tutta la vita dell'umanità si riassume ed è nell'atto della generazione di Cristo.
Con questo breve pensiero, allora, ed assicurandovi il ricordo nella preghiera davanti al presepe, auguro a voi tutti, alle vostre famiglie e a quanti portate nel cuore un veramente santo Natale. Arrivederci.